il 6 agosto, quando qui a Roccella Ionica tutto era pronto per ospitare il concerto di Fedez, ad aprire la strada per questa data estiva ci aveva pensato Alex Cologno con l'aiuto di un giovane incensurato. Questo organizzatore era un po' alla rinnovare. Ma posso chiederle chi era? Lui ha avuto a che fare con un certo Galluzzo, che era lui che poi giustamente era piaciuto a questi, che erano gli artisti. Da questo qua non l'avete mai sentito prima di... No, fece cosa. Quindi all'epoca io gli sollevai il problema pure a lui, ma non è che giustamente tu stai vendendo 10 artisti, usciamo da questi, fanno sto lavoro, dico ma che cazzo, dovete... Vuoi dirglielo che insomma siamo a posto, no? Non voglio problemi. Ah, lei era venuto il dubbio. A me sì, questo Cologno era probabilmente lui ha venduto a lui questi artisti. Hanno un po' fatto questo dei parenti qua, insomma, stai tranquillo, non ci tocca, ma forse l'avranno detto, penso io, per una situazione che vi dicevo prima. Prestami i piedi a qualcuno. Fra questi parenti, consultati per non avere problemi, risulta esserci Ciccio Barbaro, figlio di Rocco Usparitu, uno dei più importanti elementi dell'andrangheta del mandamento ionico. Pronto? Parlo con Francesco? Sì. Sono un giornalista di Rai 3. Posso rubarti 2 minuti? Giornalista, a me mi rubate. Sulla questione degli ultra del Milan. Ultra del Milan, e io che c'entro? Come amico di Islam Agag, Alex Cologno. Cioè, amico per... di chi? Ma è suo. Il mio avvocato. Non conosceva Islam Agag lei? Proprio di Barbaro, chiamato cugino Ciccio per gli inquirenti, parlava Alex Cologno quando diceva di aver avuto il lasciapassare del comune di Roccella. Però sai, per sicurezza comunque Ciccio gli ha detto: mi raccomando, di non mettere bastoni tra le ruote. Ormai l'accordo con Roccella è chiuso. Chiuso lì. A sentire le parole di Cologno, lui e i suoi avrebbero ottenuto l'ok al concerto dallo stesso comune di Roccella. Non si sono mai interfacciati con lei, diciamo, i proprietari di questa discoteca? Assolutamente no. Faremo un regolamento per vietare l'utilizzo del nome Roccella se non autorizzato dall'ente. Cioè, questo per dissociarsi in... Totalmente. Eppure, proprio Alex Cologno avrebbe citato il comune di nuovo. Questi di Roccella sono in comune. Adesso. Se il sindaco gli dà l'ok, facciamo tutto a Roccella. Roccella è una bella piazza. Se l'è chiesto perché fa il nome proprio del comune? Cioè, perché è particolare? Ma guarda, allora, sinceramente c'è una cosa che ci ha lasciato basiti, no? Nella programmazione di una discoteca il comune non entra. Il motivo per cui cita il comune, secondo lei, perché? Non chiedo a loro perché citano il comune, non lo so. Il comune che invece diede l'autorizzazione fu San Giovanni di Gerace sull'Aspromonte, il luogo doveva essere questa piccola piazza chiamata Anfiteatro Comunale. C'era mai stato un festival del genere qui a Gerace? Perché comunque era una cosa grossa. È una cosa molto grossa. Sei un po' sorpreso che tutti questi tipi di artisti venissero richiesti? Ovvio. I dubbi uno le può avere da singolo cittadino. Quando lei fa anche la parte amministrativa, non posso bocciare una richiesta o approvarla in modo automatico. Non c'erano dubbi riguardo alla provenienza di questa richiesta, la cosa, non niente, nulla, nessun di nessun tipo. E come fa a fare una riflessione del genere? La richiesta per mettere in piedi questo festival arrivò alla precedente giunta comunale, tra i cui banchi era seduto il padre di Giovanni, Francesco Galluzzo. Ma lei come si spiega che insomma non si sia sollevato né un problema di conflitto di interessi né che se ne siano accorti? Ecco quale conflitto di interesse. Perché era il figlio. Il mondo della miseria. Questa cosa era troppo grossa per San Giovanni, dice lei. Sì, questo non avrebbe mai potuto trovare. Ma perché la richiesta l'avete passata alla giunta successiva? Cioè, perché comunque ci avete sperato fino alla fine. No. A me interessava principalmente che si facesse qualcosa e che noi avremmo ottenuto tutto a costo zero. Cioè, lei sa di adesso Giovanni in che situazione sta più o meno? No, ma nessuno ne parla qui al paese. Nessuno. Abbiamo trovato la casa di famiglia dei Galluzzo. Qui, dei legami di Giovanni con Alex Cologno, non sembra saperne nulla nessuno. Signora Galluzzo, salve, mi scusi il disturbo. Sono un giornalista di Rai 3. Suo marito torna... Lui non c'è adesso, preferisco non dire niente. Ma questo Alex Cologno, lei l'aveva mai sentito? No, io non ho mai sentito nessuno, guarda. Ma il papà lo sapeva di tutto questo casino? No. Ma non lo sapeva nemmeno il ragazzo alla fine, di tutto ciò che c'era sotto alla fine.